Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per la torta sablé, cioccolato e mele ho frullato nel cutter la farina con il burro freddo, poi ho aggiunto lo zucchero a velo, i tuorli, il sale e la cannella. Ho fatto compattare gli ingredienti e poi ho finito di lavorare l'impasto a mano. Poi l'ho divisa in tre parti uguali, ho ottenuto tre dischi da 20 cm e li ho cotti in forno a 170 gradi per 20 minuti. Nel frattempo ho sciolto il burro in una padella, ci ho aggiunto le mele, lo zucchero di canna e la cannella. Ho sfumato con il rum e ho lasciato caramellare. Poi mi sono dedicata alla pâte à bombe per la mousse. Ho realizzato uno sciroppo con acqua e zucchero e ho messo i tuorli nella planetaria. Quando lo sciroppo ha raggiunto i 114 gradi ho cominciato a sbatterli e quando la temperatura è arrivata a 121 ho versato lo sciroppo nella ciotola, continuando a montare fino a far raffreddare il composto. Poi ho unito il cioccolato fondente fuso alla panna montata e ho incorporato il tutto nella pâte à bombe. Ne ho tenuti da parte 50 grammi e ho incorporato le mele a quella rimasta. Poi ho messo entrambe le porzioni in una sacca à poche e le ho tenute da parte in frigorifero. Quindi ho composto il mio dolce coprendo il primo disco di sablé con metà della mousse al cioccolato. Ho ripetuto l'operazione una seconda volta, ho completato con l'ultimo disco e ho lasciato rassodare il tutto in freezer per mezz'ora. Trascorso questo tempo ho decorato la mia torta spatolando i bordi con la mousse tenuta da parte e poi coprendoli con dei riccioli di cioccolato, quindi ho spolverizzato la superficie con del cacao amaro proteggendo la parte centrale con un piccolo coperchio. Ho disposto al centro delle fettine di mela a raggiera e ho completato con altri riccioli di cioccolato fondente. La mia torta sablé, cioccolato e mele è pronta!